tutti, ciao bambini e ciao genitori. Oggi vi voglio spiegare una ricetta che forse conoscete già, ma solo di nome. Infatti, se avete ascoltato la mia storia che si intitola Il pesce finto della verità, avrete visto che c'è la ricetta di un grande pesciolone che alla fine tutti mangiano, e questo grande pesce è un pesce un po' magico che poi fa dire a tutti quanti la verità, cioè chi lo mangia poi dice la verità. Ecco, se volete fare anche voi questo pesce come ha fatto zia Moretta, io oggi sono qua per darvi la ricetta e per farlo insieme a voi, ok? Possiamo partire? Ci serviranno 5 patate bollite, 5 scatolette di tonno, un filo d'olio extravergine d'oliva ed una bella manciata di sale, preferibilmente rosa, un limone. E per la decorazione del nostro pesce finto avremo bisogno di alcuni pomodorini, delle olive, dei capperi, delle verdure alla giardiniera sott'aceto e un tocco di maionese. Allora, io parto con pelare le patate che sono state però precedentemente cotte, quindi bollite nell'acqua fino a farle diventare lesse, no? Bollite. Poi le ho fatte raffreddare e adesso che non scottano più le pelo con un coltello, così, con la punta arrotondata. Attenzione bambini, le dosi sono importanti, eh? I numeri degli ingredienti che vengono usati per questa ricetta devono sempre essere dispari, altrimenti la ricetta non risulterà magica. Le mie patate belle pelate le metto dove? In una ciotolona come quella di zia Moretta. Ecco qua. Importantissimo è avere uno schiacciapatate, perché vi può aiutare molto a rendere l'impasto più omogeneo. E quindi adesso andiamo a schiacciare tutte le nostre patate. Andiamo adesso ad una fase molto 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 importante, che è quella dell'impasto. Questo impasto non può essere fatto con un elettrodomestico a corrente, cioè elettrico, non può neanche essere fatto con il passaverdure, che è quello che si gira, che forse è anche un po' antico. Deve essere fatto con le mani, perché altrimenti la ricetta perde di magia. Ecco il pesce di zio Tito, già cotto e pronto per essere impastato. Mettiamo il tonno insieme alle patate già schiacciate nella ciotolona di zia Moretta. Ecco qua. Poi ci dobbiamo aggiungere un pochino di olio extravergine di oliva e poi anche qualche pizzico di sale. Meglio se sale rosa. Incomincio a impastare, mi raccomando, bisogna impastare con le proprie mani e avendo le mani molto 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 ben pulite, appena lavate come ho fatto io. E poi incominciamo ad impastare. Impastiamo il pesce di zio Tito con le patate di zia Moretta. Io, a dirvi la verità, a questo punto ascolto anche un po' di musica, oppure chiudo gli occhi
E penso a zia Moretta, quanto si era emozionata quando impastava, si era commossa, le erano scese le lacrime. È per questo motivo che lei non aveva messo sale. Invece noi abbiamo aggiunto il sale perché non è che ci viene da piangere e le lacrime salano tutto il nostro impasto. Noi abbiamo messo il sale rosa. Quando l'impasto vi sembra bene bene amalgamato, che non c'è più la patata schiacciata che si divide dal tonno, lo sentite sotto le vostre dita, no? Ecco, allora a questo punto aggiungiamo un po' di limone, qualche goccia di limone. A me piace molto. Tagliamo il limone. Fatevi aiutare da qualcuno, mi raccomando, Ecco, guardate che bel limone. Mi raccomando che il limone deve essere giallo. No, perché esistono dei limoni verdi, ma no, quelli non vanno bene, deve essere un limone giallo. Perfetto. Tagliamo la metà e poi la metà della metà. Mettiamo via i tre quarti che li useremo dopo. Il limone va a miscelarsi. Senti che profumo! Il limone anche. Buonissimo. Ecco, adesso l'impasto è pronto e siamo pronti anche noi per fare per la modellatura, per modellare il pesce. È importante aver scelto un bellissimo piatto, il più bello che avete. Prendiamo l'impasto dal ciotolone e lo appoggiamo così sul nostro piatto. Ecco, adesso arriva la parte proprio quella artistica, diciamo, E chi tra voi sa modellare bene, qua deve dare il meglio di se stesso. Qui ci sarebbe l'occhio, Giusto? Decorare il nostro pesciolone. E incomincio con il tagliare i pomodorini. Diventano delle rotelle rosse. Così. Come prima cosa, io uso un'oliva per fare l'occhio del mio pesce. Ecco qua. Però non tutti, non è obbligatorio, voglio dire, usare l'oliva. Ognuno usa quello che vuole. Adesso a me è venuta voglia di usare l'oliva per fare il suo occhio. Poi vediamo che cosa posso usare. Ho a disposizione dei capperi. Posso prendere, sempre a numero dispari, posso prendere un po' di capperi per fare il contorno della bocca. Così. Sembra anche un pochino più sorridente. Sento abbastanza soddisfatta così, direi. Mi fermerei qui per la decorazione. Il mio pesce finto della verità è pronto. Però non si può mangiare immediatamente. Si potrebbe anche, però è molto meglio se lo mettiamo in frigo per qualche ora. E quindi, dopo qualche ora, è pronto per essere tirato fuori, essere portato in tavola. E mi raccomando, fatemi sapere se vi fa lo stesso effetto che ha fatto a Bianca e a tutta la sua famiglia. Ciao ciao!